Un incredibile lavoro dei truccatori ha trasformato Pier Francesco Favino in Bettino Craxi. La prima immagine del film Mamet di Gianni Amelio, le cui riprese sono iniziate ieri, colpisce per l'incredibile somiglianza grazie al lavoro dei truccatori. Sceneggiato da Amelio con Alberto Taraglio, prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema e distribuito in Italia da 01 Distribution, il film ricostruisce, con personaggi ispirati alla realtà e con personaggi di fantasia, la caduta di un uomo di Stato italiano, un racconto più privato che pubblico, dove si scava nei sentimenti per illuminare i fatti. Il film è interpretato da Pier Francesco Favino, Renato Carpentieri, Claudia Gerini, Livia Rossi, Luca Filippi. Approfondimento: Gianni Amelio racconta l'ultimo Craxi di Giampaolo Cadiano e Silvia Fumarola, i trucchi fan miracoli, ma sarei più scioccato favorevolmente nel rivedere mio padre. Oggi è la festa del papà, così Bobo Craxi commenta l'Ancronos e la foto di Pier Francesco Favino sul set. I film non devono rendere giustizia, devono raccontare delle storie. In questo caso, quella di Gianni Amelio, sicuramente è una storia più fantastica che cronachistica per quel che ne so, ma va bene che si parli di una personalità come era quella di mio padre, certamente difficile da riprodurre al cinema, così come è difficile riprodurre al cinema in un'ora e mezzo una vicenda così complessa e violenta come quella che lo colpì. Per noi è stato un dramma personale molto grande, dice, e non ci si consola con un'oretta e mezzo di spettacolo. E il dramma è anche dell'Italia, un paese che da allora non si è più ripreso. Mio padre era un eurocritico, perché dopo Maastricht, spiega Bobo, prevalse una visione tecnica ed economica, ma non politica della Costituzione europea. Di qui il suo disamoramento e il suo ammonimento, ma non credo che il film di Amelio parli di questo. Il film sarà una bella storia di avventura umana e politica di un uomo la cui vita vale la pena di raccontare. Mio padre, osserva, non era un uomo di spettacolo. Questi di oggi, invece, sì, sono uomini di spettacolo, ma devo dire che è uno spettacolo da ridere e di questo dobbiamo ringraziare. Giuseppe Conte mi ricorda molto Peter Sellers nei panni di Chance il giardiniere in Oltre il giardino. Mentre Matteo Salvini mi ricorda il commendator Lamberton in Il vedovo di Dino Risi. Hanno fatto davvero un buon lavoro, ma più che nella somiglianza io confido nel fatto che Favino, grande attore e persona sensibile, abbia colto l'animo di Craxi, un uomo buono colpito da una grande ingiustizia, dice Stefania Craxi. Favino è un grande attore. Amelio un grandissimo regista. Speriamo che venga una buona cosa che renda giustizia a Craxi, un uomo che ha dedicato la vita al bene del suo paese. Amelio è l'ultimo regista italiano, dopo Moretti, Sorrentino, Bellocchio, che ha scelto di concentrarsi su un politico italiano. Negli ultimi anni si sono moltiplicati i ritratti cinematografici di figure centrali della storia della Repubblica tra biopic e racconti trasfigurati, basti ricordare Il Caimano di Nanni Moretti e Il Dittico Loro di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, ma anche il film di Daniele Lucchetti, ispirato, al Berlusconi dei servizi sociali Io sono Tempesta. Prima di loro Sorrentino si era misurato con Giulio Andreotti in Il Divo, Marco Bellocchio aveva raccontato il rapimento di Aldo Moro in Buongiorno Notte, ma il cinema italiano è stato capace di tratteggiare figure più astratte ma ugualmente pungenti come l'onorevole Botero in Il Portaborse di Lucchetti, interpretato, non a caso, da Nanni Moretti. Diritti d'autore, riproduzione riservata 19 marzo 2019.